L'affascinante cornice del circuito Paul Ricard è tornata ad ospitare la Formula Regional European Championship by Alpine anche in questo 2024, che in Francia ha raggiunto il sesto appuntamento stagionale. Schieramento al completo per tutte le 11 squadre che animano la serie organizzata da AC Sport ed Alpine Racing e certificata dalla FIA, con 33 vetture che hanno colorato i 5,8 km del tracciato di Le Castellet. L'azione in pista non è tardata ad arrivare, con i due collective test della durata di 50 minuti ciascuno che si sono svolti nella giornata del venerdì. A svettare in entrambi i turni cronometrati è stato Brando Badoer, che nella seconda sessione ha registrato la migliore prestazione della giornata, continuando sulla scia positiva degli ultimi appuntamenti, in cui ha ottenuto 5 secondi piazzamenti consecutivi, risultati che di fatto lo hanno rilanciato nella classifica di campionato. Nella prima qualifica del sabato a brillare invece è stato Rafael Camara. Il pilota della Ferrari Driver Academy, nonché leader della serie, è tornato ad occupare la prima casella dello schieramento che gli mancava dalla seconda manche di Zandvoort. Il portacolori del team Prema Racing ha dominato nel gruppo A, il primo ad entrare in pista rimanendo costantemente al comando delle operazioni. A provare ad impensierire il pilota brasiliano è stato proprio Badoer, reduce dalla buona prova messa in scena il venerdì nei due test. Il pilota della Vaname Sport Racing ha terminato la sessione a poco meno di 3 decimi da Camara, che in ogni caso gli hanno permesso di accaparrarsi la seconda fila per la gara del pomeriggio. A convincere in questo gruppo è stata anche un'altra monoposto della compagine olandese, quella di Ivan Dominguez, che ha firmato il terzo tempo, lontano poco più di 2 decimi dal compagno di squadra italiano, oltre ad essere stato premiato per aver ricevuto il quinto Pirelli Resilience Award della stagione, a seguito della buona performance del Mugello. Il gruppo B ha regalato emozioni e colpi di scena fino all'ultimo secondo utile, che ha coinciso con il miglior tempo conquistato da Michael Beloff. Il pilota del team Trident ha dimostrato un passo eccellente che gli ha permesso di ottenere la prima fila al fianco di Camara. Rafael Camara ha mantenuto i pronostici andando a firmare la sua quinta vittoria stagionale nella Formula Regional European Championship by Alpine. Il pilota del team Prema Racing, dopo essere scattato dalla pole position, ha condotto una gara al comando dal primo all'ultimo giro. Alle sue spalle, a mettere in campo una prestazione degna di nota, è stato Beloff. Il pilota del team Trident, autore di una perfetta qualifica che gli ha permesso di scattare dalla prima fila al fianco dell'asso brasiliano, è stato abile nel riuscire a rimanere negli specchi dell'alfiere Prema, grazie ad un passo veloce e costante che gli è valso il quarto podio, ottenuto in questo circuito al volante di una monoposto della serie italo-francese. Continua a pieno regime il cammino di Brando Badoer, attestato dal sesto podio consecutivo firmato dal pilota della Vaname Sport Racing. Il veneto, dopo essersi avviato dalla terza casella dello schieramento nelle battute iniziali della corsa, ha provato ad insidiare il duo di testa invano. In ogni modo, la velocità e la determinazione dell'italiano gli ha permesso di concludere le ostilità sul gradino più basso del podio, confermando una costanza di risultati che lo ripagano nella classifica del campionato, in cui detiene il terzo piazzamento. Sotto i riflettori della prima manche è finito nuovamente Dominguez, il portoghese vincitore anche del trofeo rookie. Dopo essere scattato dalla quinta posizione, ha dimostrato un buon ritmo di gara che gli ha permesso di battagliare con i protagonisti, tra cui figura un altro antagonista di Camara per la lotta al titolo, Tuukka Taponen. Il finlandese, dopo un serrato duello per il quarto piazzamento proprio con Dominguez, è transitato quinto sotto la bandiera a scacchi, un risultato che gli ha permesso comunque di ottenere punti importanti per rimanere nella scia di Camara. A condurre una gara dalla condotta perfetta è stato anche Wharton, che ha mantenuto la sesta posizione fino al termine della corsa, riuscendo a precedere il portacolori della Williams Academy Alessandro Giusti, settimo. Nota di merito per Evan Gilter, che al volante, sempre di una vettura dell'Art Grand Prix, è stato autore di una bella rimonta, che lo ha visto risalire dalla 12ª posizione fino all'ottava, proprio alle spalle del connazionale Giusti. Un'altra bella sfida è andata in scena per la top 10 tra Ogok CV e Nicola Lacorte, con il primo che all'arrivo ha avuto la meglio sul pilota dell'Academy Alpine. Solamente a motori spenti è arrivata una penalità per il pilota americano, per un contatto in una fase concitata della gara con Enzo Peugeot, che gli è costata 5 secondi e di conseguenza la retrocessione in decima posizione, con Lacorte che di conseguenza ha ottenuto il nono piazzamento. La seconda sessione ufficiale è stata tutt'altro che scontata, con condizioni climatiche variabili che hanno fatto trovare ai piloti una pista bagnata e poi asciutta. In questo scenario, a confermarsi ancora una volta il leader è stato Camara, che nel gruppo A ha segnato il miglior tempo di 1:59.245. Per il brasiliano è arrivata così l'ottava pole position nella serie dello scorso anno, che di fatto attesta il pilota della Ferrari Driver Academy come uno dei più veloci in qualifica.
A scendere in pista per primo con una pioggia che è andata progressivamente ad aumentare nella prima parte è stato però il gruppo B, dove ad essere il più veloce, proprio come nella giornata del sabato, è stato Beloff, che proprio allo scadere del tempo utile si è garantito la prima fila per la seconda volta nel weekend transalpino. Una seconda manche ricca di colpi di scena ed azione, che in una domenica di pioggia ha archiviato il round del Paul Ricard. Condizioni climatiche che hanno portato la direzione gara a decidere di far partire la corsa in regime di safety car. Profeta in patria è stato Alessandro Giusti che, dopo essere partito dalla quinta casella dello schieramento grazie ad un ottimo passo, è andato a conquistare una importante vittoria. L'alfiere dell'Art Grand Prix è salito sul gradino più alto del podio e esattamente un anno di distanza dalla sua prima vittoria nel campionato, ottenuta proprio alle Castellet, che si aggiunge alle altre due, Red Bull Ring e Monza nel 2023, per un totale di 4 vittorie nella serie. Una seconda manche che ha regalato il miglior piazzamento stagionale anche ad Hugo Ochov, che si è messo in luce grazie ad una bella rimonta che lo ha visto risalire dalla sesta posizione in griglia fino al piazzamento d'onore. Il pilota della Prema Racing, grazie ad un ottimo passo, è riuscito ad agguantare il podio proprio nelle battute finali, riuscendo a passare sia il compagno di squadra Camara, sia Canatole. Camara, dopo aver ottenuto il comando delle operazioni all'avvio della corsa, è stato sfilato in occasione delle ultime tornate, per poi chiudere settimo. Il podio è stato completato da Noah Strumstead, che si è aggiudicato anche il titolo dei rookie. Il danese è stato protagonista di una importante rimonta che giro dopo giro lo ha visto risalire dalla quindicesima posizione fino alla terza, scavalcando nel finale Canatole, che in ogni caso porta a casa il suo migliore piazzamento in gara. A convincere è stata anche un'altra delle monoposto dell'Art Grand Prix, quella di Gilter. Anche lui protagonista di una bella rimonta che lo ha visto risalire la china dalla diciannovesima piazza alla quinta. Bene anche Enzo Deligny, che è riuscito a recuperare una gara in salita nelle fasi iniziali, dove è stato anche autore di un testacoda. La determinazione del pilota di Red Bull Junior Team è comunque emersa nel corso della competizione, permettendogli di transitare sesto sotto la bandiera a scacchi. Da segnalare l'unica neutralizzazione della corsa a seguito del contatto avvenuto tra le vetture di Taponen ed Enzo Peugeot, che ha costretto il primo al ritiro con la vettura rimasta ferma in una posizione pericolosa. Una gara in salita quella del finlandese, che è rimasto coinvolto anche in precedenza in un altro contatto con Brando Badoer, mentre erano in lotta per il quarto posto. L'italiano è stato costretto a sventolare la bandiera bianca, lasciando così a secco di punti entrambi nella lotta al titolo, contesa proprio con Camara, che rimane saldamente al comando della classifica con 210 punti. La Formula Regional European Championship by Alpine adesso va in vacanza per la pausa estiva, che durerà circa un mese e mezzo. Tempo che i fan della serie dovranno attendere prima di vedere tornare in azione i loro beniamini nel weekend del 6 e 8 settembre, sul tracciato che ospita una delle prove clou del calendario della Formula 1, Imola.